Eravate il mio campo, il cielo, il mare. Cui dire con lo sguardo il focolare. Una vasta platea che ha ascoltato attentamente fino a tarda sera i poeti che hanno partecipato alla 21ª edizione del Premio Nazionale di Poesia Mimesis. Una giuria attenta e selettiva presieduta dal professor Nazario Pardini. Grandi poeti e critici contemporanei hanno arricchito la serata che si è svolta nella splendida cornice del Castello di Fra Diavolo a Ippi. Ancora un successo per la direttrice del concorso, Patrizia Stefanelli. Un premio, il Mimesis, che cresce di anno in anno e che raccoglie sempre maggiori consensi. La giuria del Mimesis, che come sapete cambia ogni anno, chiamando appunto a presenziare i vincitori delle due sezioni, oltre a coloro che insomma io ho la fortuna e l'onore di poter scegliere, ma sempre in base ad un equilibrio, ecco. I poeti che sono arrivati ad Itri da molte regioni italiane hanno avuto modo di visitare la zona. Il sindaco Antonio Fargiorgio ha premiato il professor Orazio Antonio Bologna dell'Università Pontificia Salesiana con il premio alla carriera e il professor Carmelo Consoli, presidente della Camerata Fiorentina dei Poeti, con il premio alla cultura. La poesia sgorga dalla poesia ed egli additava come poeta da seguire il grande Pindaro, Pindaro un quisquis studet emulari, quarto libro, seconda ode, dove dice: chiunque cerca di emulare Pindaro è come quello sventurato di Dedalo che costruì Icaro più che altro, che volendo volare troppo in alto cadde e diede il suo nome al mare intorno a Creta. Quindi la poesia va alimentata con la poesia, con la grande poesia, a cominciare dai primordi della nostra cultura, che, badate bene, non vanno cercati nell'angusta Grecia o nella Ionia, dove è fiorita la prima grande stagione poetica occidentale. Difatti Albin Lesky nella sua letteratura dice: quando Achille, commosso dal vecchio Priamo, versa le lacrime, comincia il rinascimento greco e il rinascimento europeo. La poesia è un attimo di riflessione con se stessi, la poesia è anche un atto di indagine all'interno della natura di ciascuno di noi. A me è sempre piaciuto un passaggio di un film che io ho molto apprezzato, che era L'attimo fuggente di Peter Weir, dove Robin Williams, che faceva la parte del professore, a un certo punto dice: ma noi non scriviamo e leggiamo poesie perché è carino, scriviamo e leggiamo poesie perché siamo degli uomini, siamo delle persone che hanno una passione dentro. E sempre in quel film si dice: l'economia, la medicina, la legge sono delle professioni nobili che servono per il sostentamento, ma la poesia, come l'amore, come la bellezza, in realtà rappresentano la nostra ragione d'essere, la nostra ragione d'esistere. Il ricordo di Vito La Rocca si è concretato in un bellissimo video realizzato da Amedeo Masella e nella consegna della scultura per Vincenzo Screti, poeta di Sermoneta. Il premio speciale stampa per la poesia di maggior impatto comunicativo è andato a Pietro Catalano di Roma con la poesia I bambini di Aleppo. Conosci me, la mia lealtà. Tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio. Tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo è roccia bene, ormai, che mostrava tutte quante le sue sfide, sfide il tempo e si serpento e tu lo sai, agilità, sì tu lo sai.
quel che darei, che ne sai di